Appassionati e tifosi dell'Udinese, buonasera e ben ritrovati a Campioni nella Sana Provincia. La puntata odierna è la numero 14, è dedicata a due atleti dell'Udinese che hanno onorato nella loro lunga militanza friulana la maglia del club friulano. Il primo è Fabio Rossitto, classe 1971, è nato esattamente il 21 settembre del 71 ad Aviano. Il secondo è un suo coetaneo, Thomas Helveg, danese di Odense. Fabio Rossitto come calciatore si è messo subito in evidenza quando aveva 10 anni, era un predestinato, ci credeva nel suo futuro di calciatore, ci credeva a tal punto che ha troncato anzitempo le scuole, ma nella vita serve un mestiere e nel 1985 ha frequentato il biennio di specializzazione in falegnameria al villaggio del fanciullo di Pordenone. Poi è andato a lavorare nella bottega del falegname Gianni del Puppo a Polcenigo, dimostrava di saperci fare con la pialla, con la colla, con la sega, ma il suo passione, il suo grande amore erano il pallone e nelle file del Polcenigo, dove giocava nel campionato dilettanti, si mise subito in evidenza, tant'è che a 17 anni fu acquistato dal Fontana Fredda, allora militante nel campionato di Serie D. Il tecnico era una persona, un personaggio illustre, un nome importante, Omero Tognon, ex centrosostegno del Milan tra il 1945 e il 1956, che io ricordo partecipare ai campionati del mondo del 1954 in Svizzera. Tognon poi concluderà la sua carriera dal 56 al 58 nel Pordenone e ahimè purtroppo morirà in maniera prematura nel 1990. Fu questo personaggio il grande maestro di Fabio Rossitto, che sovente lo ricorda. Ma nel Fontana Fredda Rossitto rimase nemmeno un anno, perché fu subito adocchiato dai dirigenti e dagli osservatori dell'Udinese che decisero di farlo acquistare dai Pozzo. Venne a Udine nel 1987, fu aggregato nella formazione primavera allenata da Marino Lombardo, successivamente da Valentino Leonarduzzi, ma in poco tempo entrò nel giro della prima squadra e nella stagione 1989-90, l'Udinese nel frattempo era ritornata nell'Olimpo del calcio, tutte le settimane si allenava con Bruno Mazzia prima, poi con il successore di questi, Rino Marchesi. Non giocava la domenica perché il sabato veniva nuovamente dirottato nella primavera per le gare di campionato. Alla fine fece il tanto atteso, sospirato debutto in prima squadra l'8 aprile del 1990 in una ostica importantissima trasferta, quella di Ascoli, dove i marchigiani vinsero per 1-0. Era la giornata numero 31, l'Udinese era in piena lotta per la sopravvivenza. Poi Rino Marchesi lo mandò in campo, stavolta dall'inizio, perché ad Ascoli sostituì al minuto 87 il terzino Antonio Paganin, mentre con la Lazio, dicevo, giocò dall'inizio nella gara conclusa sullo 0-0. Soltanto nei minuti finali, esattamente al 87esimo, fu rimpiazzato dal suo compagno di squadra nella primavera, Treppo. L'Udinese però non riuscì a salvarsi, per un solo punto dovette retrocedere in Serie B e nel 90-91 Rossitto divenne il titolare di quella squadra, dapprima affidata a Rino Marchesi, poi ad Adriano Buffoni,
una squadra che era ben attrezzata per ritornare nella massima categoria, ma gli sforzi dei bianconeri, del tecnico, della proprietà furono vanificati, ahimè, dalla penalizzazione 5 punti con cui l'Udinese iniziò l'avventura. Nel giugno del 1991, un mese importante nella storia dell'Udinese, perché sembrava quasi certo il passaggio delle azioni da Giampaolo Pozzo a Maurizio Zamparini, il patron dell'Udinese decise di rilanciare e diede la squadra al professor Scoglio. Il tecnico messinese aveva il compito di riportare subito l'Udinese in A. Gli fu messo a disposizione un bagaglio di giocatori di prim'ordine dell'anno: Balbo, Sensini, Marronaro, il portiere Giuliani. Insomma, era una squadra la migliore della cadetteria. C'era anche Rossitto. Ma il giocatore friulano non legò mai con Scoglio e il professore a un certo punto lo mise praticamente da parte. Per lui Rossitto non faceva parte del suo progetto. Rossitto rimase male, non protestò, continuò ad allenarsi, ma senza la necessaria voglia, senza la giusta determinazione. E quando Scoglio fu esonerato dopo l'ultima domenica di febbraio del 1992, Rossitto era, se non un ex giocatore, ma era un atleta completamente da rifare, soprattutto dal punto di vista caratteriale. Ci pensò il nuovo allenatore, Adriano Fedele, rigenerò Rossitto e questi, un autentico mastino, un guerriero, un giocatore che in campo non temeva avversario, diede una grossa mano ai suoi compagni di squadra, al tecnico, a tutto l'ambiente per l'agognato ritorno nella massima categoria. E dopo il 2-0 di Ancona, che sancì il trionfo dei bianconeri, ci fu grande festa nell'ambiente bianconero, come si può vedere da queste immagini. L'Udinese è nuovamente in A. La stagione è 1992-93. La squadra inizialmente è affidata all'eroe della promozione, Adriano Fedele, ma qualcosa durante la fase precampionato si incrina nei rapporti tra il tecnico udinese e alcuni giocatori e di conseguenza tra il tecnico udinese e la proprietà bianconera, e sappiamo che in questo caso paga sempre l'allenatore, il quale dopo il 4-4 in Coppa Italia al Friuli con il Cagliari, tre giorni prima dell'inizio del campionato, fu esonerato e al suo posto venne Albertino Bigon. L'inizio dell'Udinese in campionato fu schioppettante. Al Friuli era di scena l'Inter di Osvaldo Bagnoli e finì 2-1 per i bianconeri, con un gol, pensate, di Rossitto, lui che non segnava mai. Un grandissimo gol quando mancavano 4 minuti alla fine, un tiro dal un metro entro l'area che fulminò il portiere Zenga, un capolavoro. Ormai Rossitto era diventato pedina inamovibile di quell'Udinese, il perno del centrocampo, era diventato anche il beniamino dei tifosi bianconeri. Il modo con cui combatteva, il modo con cui sradicava il pallone tra i piedi dell'avversario avevano fatto breccia tra i compagni di squadra, tra l'allenatore, soprattutto tra i fan bianconeri. E Rossitto in quella stagione continuò a rimanere sulla cresta dell'onda. Un po' meno bene invece si comportò la squadra, perché se è vero che in casa riusciva
a mettere sotto quasi tutti gli avversari, lontano da Udine, era un bersaglio fragilissimo per chiunque, tant'è che in trasferta l'Udinese in quel torneo conquistò la miseria di 5 punti, il frutto di altrettanti deludenti pareggi. Alla fine l'Udinese si salvò grazie allo spareggio del 12 giugno 1993 a Bologna contro il Brescia e Rossitto fu in campo con quella squadra e fu uno dei migliori. Sembra fatta per sperare in una duratura permanenza dell'Udinese nel massimo campionato, ma così non è, perché la successiva stagione 93-94 è stata particolare, è risultata negativa, alla fine l'Udinese ritornerà in B, ma fu determinante la falsa partenza. Quell'Udinese inizialmente fu affidata all'ex commissario tecnico della Nazionale, Azeglio Vicini, che ben presto non legò con la proprietà bianconera, pretendeva strani giocatori, pretendeva che l'Udinese gli acquistasse un difensore, un centrocampista, un attaccante, insomma pretendeva la luna. Inevitabilmente i rapporti tra Azeglio Vicini e Giampaolo Pozzo si ruppero dopo la sconfitta 1-2 di Napoli nell'ottobre del 1993. Al posto di Vicini, che fu esonerato, fu promosso responsabile della squadra Adriano Fedele e le cose andarono un po' meglio. Soprattutto rese al 100% Fabio Rossitto, che era l'anima di quell'Udinese. Era giocatore universale, lo si vedeva in difesa, lo si vedeva a centrocampo, lo si vedeva persino in attacco e in quel campionato Rossitto segnò 2 gol contro il Milan 2-2 e nella storica nefasta gara casalinga, penultimo atto del torneo con la Cremonese. L'Udinese quella domenica ad un certo punto si trovò davanti per 3 gol, 3-0, sembrava fatta, sembrava però, perché nel calcio le sorprese sono all'ordine del giorno, non bisogna mai dire mai, e l'Udinese nell'ultima mezz'ora andò letteralmente in tilt, ci fu un blackout generale, la Cremonese pareggiò, la Cremonese si salvò, l'Udinese dovette retrocedere. Ma Rossitto fu considerato il miglior giocatore dell'Udinese, tant'è che alcuni grossi club si erano interessati a lui, su tutti la Roma e l'Inter. Nel 94-95, ultimo campionato in ordine cronologico di B nell'era Pozzo, l'Udinese ripartì con Adriano Fedele alla guida dei bianconeri, ma Adriano Fedele non ebbe fortuna. A novembre, durante la sosta del campionato, ricevette il ben servito per alcuni risultati non eccelsi dei bianconeri e fu sostituito con Giovanni Galeone. E Rossitto? Rossitto attraversava un momento non esaltante, tormentato da una subdola forma di pubalgia che lo costrinse sovente a partire dalla panchina, che in campo non gli permise di rendere al 100%. Poi si riprese grazie anche alla cura di Giovanni Galeone, che in talune partite lo utilizzò anche nel ruolo, per lui nuovo, di terzino destro. E Rossitto, che è sempre stato un giocatore che in campo sapeva sempre quello che doveva fare, un giocatore intelligente, rispose al meglio alle aspettative del tecnico udinese. In quella stagione trionfale per quello che successe nel girone di ritorno, con l'Udinese che dalla settima posizione concluse al secondo posto ad una sola lunghezza dal Piacenza, Rossitto segnò anche un gol. Un gol datato 4 giugno del 1995, trasferta
di Ascoli, dove l'Udinese dominò l'11 marchigiano vincendo per 5-1. L'Udinese è nuovamente in Serie A, ma stavolta si conclude l'altalena tra la Serie A e la Serie B. Insomma, si esaurisce l'effetto saliscendi. Pozzo allestisce una squadra niente male, non riconferma Galeone, dà la squadra a un tecnico giovane, al romagnolo Alberto Zaccheroni, acquista, e questa è stata una grande intuizione del patron, Oliver Bierhoff. Poggi, che l'anno prima era stato uno dei migliori, diventa ancora più bravo, diventa l'ideale spalla del tedesco. Insomma, è un'Udinese attrezzata per poter affrontare il campionato senza particolari patemi. Così sarà. Rossito fa un altro salto di qualità, disputa 31 partite, è sempre tra i migliori. Di lui si occupa la stampa nazionale, perché continua a essere l'oggetto del desiderio di numerosi club. Ma di lui si occupa anche il commissario tecnico della nazionale, che è Arrigo Sacchi, che lo convoca per l'amichevole che l'Italia dovrà disputare il 1° giugno del 1996 in Ungheria. Vincerà l'Italia per 2-0. Rossito entrerà al minuto 70 al posto di Albertini. Rossito riceve la notizia della convocazione il 25 maggio del 1996. Si trova nella casa dei nonni, fa l'agricoltore alla guida di un trattore, quando vede arrivargli incontro correndo la zia, che gli dice: Fabio, Fabio, sei convocato in nazionale. Non voleva credersi, alla fine trova anche conferma da una telefonata che riceve dal suo procuratore, che è Vagheggi, e due giorni dopo va a Milano con emozionatissimo, perché in quell'Italia c'erano giocatori di prim'ordine. Per Rossito è un momento davvero magico. I giornalisti, ma non solo quelli friulani, ma anche quelli di tutta Italia, in base ad un simpatico referendum, lo definiscono il miglior giocatore dell'Udinese, stagione 1995-96, e riceve in palio il premio che viene assegnato da un gioielliere udinese, Rudy Battilana, il Ballon d'Or. Ormai è un giocatore affermato, è un giocatore che piace più che mai alla tifoseria, è un friulano doc, e nel gennaio del 1997 riceve anche un premio in occasione della manifestazione Rizit d'Aur, ideato, voluto dai distillatori friulani Nonino, ed è la signora Gianola Nonino che consegna il premio al friulano doc Fabio Rossito. Nel 96-97 si chiude la sua prima avventura friulana, perché al termine del campionato, con l'Udinese che accede per la prima volta nella sua storia in Coppa UEFA, Rossito accetta le lusinghe e l'offerta del Napoli. Va al Napoli. I tifosi lo considerano la stregua di un traditore. Quando verrà l'anno dopo a giocare a Udine, all'inizio del match fu accolto con fischi sonanti da parte soprattutto della curva nord. Ma Rossito non è stato un traditore. La sua accessione al Napoli ha fatto contenti un po' tutti. Naturalmente il diretto interessato, il Napoli e la proprietà. E Rossito non ha mai dimenticato le sue origini bianconere. Tant'è che dopo aver giocato nella Fiorentina dal 1999 al 2002, è venuto di corsa qui all'Udinese, pur sapendo di dover fare la riserva, agli ordini di Luciano Spalletti.
Ma veniamo al suo biennio col Napoli. Non è stato felice, non per colpa sua. Nel primo anno gioca 28 partite in campionato. Gioca 28 partite in un ambiente particolare, tetro, con la squadra napoletana più che mai in crisi. Pensate, cambiò 4 allenatori, iniziò l'avventura con Mutti, poi fu sostituito da Mazzone, tentò di salvare il Napoli al terzo tentativo con Galeone e infine la squadra fu affidata a Montefusco. Inevitabilmente alla fine il Napoli retrocedette. Rosito andò in B, ma anche in B l'allenatore era inizialmente Olivieri, poi sostituito da Montefusco. Le cose non andarono bene, tant'è che il Napoli nel luglio del 99 lo cedette alla Fiorentina, il cui tecnico era Giovanni Trapattoni. E il primo anno di Rosito in terra toscana fu più che lusinghiero. Giocò in quantità, giocò anche bene, partecipò alla Champions League, partecipò alla Coppa Italia, che la Fiorentina però non vinse, la vincerà l'anno dopo, con Mancini al timone dei Viola. Via via però le prestazioni di Rosito cominciarono a essere deludenti, tant'è che nel 2002, dopo aver disputato 3 partite di campionato, chiuse la sua avventura fiorentina e venne all'Udinese. Rimase 2 anni alla corte di Spalletti, 19 gare disputate nel 2002-2003, 6 l'anno successivo, per poi tentare l'avventura europea. Andò a giocare in Belgio al Beerschot, dove rimase però 6 mesi e nel gennaio del 2005 venne nuovamente in Italia, nel Venezia, dove rimase sino al giugno del 2005, per poi chiudere la carriera calcistica nella Sicilese. Nel 2009 è diventato allenatore. Dapprima ha guidato la primavera dell'Udinese, poi nel 2012 è stato il tecnico del Pordenone, quindi della Triestina, ancora del Pordenone, della Cremonese, del Palermo nel 2017, quale secondo di un ex tecnico dell'Udinese, un collaboratore di Guidolin, Bortoluzzi, e ora ha chiuso la stagione alla guida nuovamente del Pordenone. Helweg venne a Udine nel novembre del 1993, proveniente dall'Odense. Venne a Udine in un momento di generale difficoltà della squadra bianconera, allenata da Fedele, che un mese prima aveva raccolto l'eredità lasciatagli da Azeglio Vicini, che era stato esonerato dalla società friulana. Debuttò in maglia bianconera il 28 novembre 1993 in Udinese-Atalanta 0-0. Poi fu sempre in campo sino all'ultimissima giornata, 22 gare disputate. Segnò 2 reti col Piacenza, Udinese-Piacenza 2-2, e poi in Udinese Foggia 3-0. Convinse e nel 1994, esattamente il 20 aprile del 1994, debuttò anche con la nazionale danese in Danimarca-Ungheria. Come dire che la sana provincia, quella friulana, ha fatto ancora una volta il, tra virgolette, miracolo. Helweg ormai era un giocatore affermato, l'Udinese lo riscattò, si dimostrò uno dei migliori in Serie B, anche se inizialmente i suoi rapporti con Adriano Fedele, che pure è stato un suo estimatore, non furono dei migliori, tant'è che a un certo punto Fedele, dopo una prestazione scialba del danese, si rivolse a Thomas tramite la stampa e disse: se vuole se ne torni pure in Danimarca, visto che è stressato, qui non c'è spazio per lui. Alla fine i due si abbracciarono, non successe nulla, anche se contemporaneamente uscì una voce che lo voleva un club inglese, il Notts County. Niente da fare, l'Udinese lo blindò e la proprietà ebbe
ragione nel puntare su questo terzino prorompente, fisico notevole, gran gamba, che sapeva pennellare cross d'autore, come fece 2 anni dopo nei confronti di Oliver Bierhoff. In Serie A, inizialmente, Helweg agì nella difesa 4, quindi quarto difensore di destra, ruolo che ricoprì sino all'inizio della primavera del 1997, quando Zaccheroni decise di affidarsi al 3-4-3. Helweg fu il quarto centrocampista di destra, divenne un tornante molto importante, molto utile, uno dei migliori in assoluto della Serie A, l'ideale uomo per servire, come ho detto, dalle fasce laterali, Oliver Bierhoff, micidiale nello stacco aereo. Nel 95-96 Helweg segnò 2 gol in Lazio-Udinese, 2-2, poi anche nella trasferta di Vicenza nel girone di ritorno, una trasferta ostica, ma lui riuscì a segnare il gol della vittoria bianconera, 1-0, che mise in crisi la formazione vicentina. L'anno dopo si consacrò ulteriormente tra i migliori tornanti della nostra Serie A, io aggiungo tra i migliori tornanti in campo europeo. Segnò un gol contro il Perugia, 2-1, sono tutti gol pesantissimi, non segnò molto Helweg, perché era un giocatore altruista che si metteva al servizio del compagno, che sapeva dosare i cross, però di tanto in tanto andò a bersaglio e lo fece sempre nei momenti particolari, e i suoi gol furono sempre decisivi, pesantissimi. Nel 1998 lui e Bierhoff, oltre all'allenatore Zaccheroni, andarono a Milano, quindi Helweg fece un ulteriore salto di qualità, andò in un grosso club tra i migliori in campo europeo e al primo tentativo Helweg vinse lo scudetto, 98-99. Rimase nel Milan per 5 anni, anche se nelle ultime 2 stagioni il suo cartellino era di proprietà dell'Inter, nel senso che Milan e Inter si erano accordati per la cessione in prestito dei cartellini di Helweg e di Domorò, che era il difensore centrale della squadra nerazzurra. Nel Milan Helweg vinse, oltre ad uno scudetto, anche una Coppa Italia e una Champions League nella stagione 2002-2003, la sua ultima stagione con la maglia rossonera prima di trasferirsi all'Inter, dove giocò una sola stagione, 2003-2004, senza particolare fortuna, anche se disputò quasi tutte le gare, e io ricordo quella di Udine perché suo malgrado Helweg fu protagonista di un clamoroso placcaggio nei confronti dell'attaccante bianconero Fava con l'arbitro, che decise per il calcio di rigore tra le proteste abbastanza vibranti dello stesso Helweg e di tutti gli altri difensori dell'Inter.